Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Un oceano di ghiaccio sotto il cuore di Plutone. Due gruppi di ricercatori dell'Università della California e dell'Arizona hanno pubblicato su Nature uno studio secondo cui sotto la superficie di Plutone ci sarebbe un grande oceano ghiacciato. Un'ipotesi non nuova, ma ora i ricercatori, basandosi sul lavoro della sonda New Horizon, suggeriscono che sia stato l'oceano sotterraneo a determinare alcune caratteristiche del pianeta nano. È il caso della famosa pianura a forma di cuore, Sputnik Planitia. Per gli scienziati, il bacino che lì si trova avrebbe mutato l'orientamento di Plutone rispetto ai suoi assi, man mano che si riempiva di ghiaccio a causa delle forze di marea tra Plutone e Caronte. C'è ora da capire se Sputnik Planitia si stia ancora riempendo di ghiaccio. In questo caso il pianeta nano potrebbe riorientarsi di nuovo. Bim, i primi risultati del modulo gonfiabile sulla IS. Per ora sta andando tutto bene. Il modulo gonfiabile BIM, installato sulla Stazione Spaziale Internazionale l'8 aprile 2016, è stato sottoposto ai primi test per vagliare il suo stato di salute e per valutare l'effettiva utilizzabilità dei moduli espandibili nello spazio. Le condizioni di BIM, fanno sapere dalla NASA, sono esattamente quelle che si sperava di ottenere prima dell'installazione. Il livello di radiazioni rilevate è lo stesso di quello rilevato negli altri moduli della IS. BIM è l'acronimo di Bigelow Expandable Activity Module e misura 170 cm di lunghezza e 322 cm di diametro. Il modulo sarà oggetto di studio per valutarne la sfruttabilità in caso di viaggi nello spazio profondo, obiettivo dell'esplorazione del futuro. Virgo One, la nuova vicina di casa della Via Lattea. A 280.000 anni luce dal Sole, in direzione della costellazione della Vergine, si trova una galassia nana molto debole. È Virgo One, l'ultima vicina della Via Lattea scoperta. Ad individuarla sono stati i ricercatori della Tohoku University grazie all'uso della Hyper Supreme CAM del Subaru Telescope. Finora le galassie individuate intorno alla Via Lattea sono circa 50. Tra queste potrebbe essere Virgo One la più debole di sempre. Nuovo equipaggio sulla IS. Dopo due giorni di viaggio spaziale a bordo della Soyuz, l'equipaggio della missione 50-51 è correttamente approdato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta dell'astronauta ESA Thomas Pesquet, del cosmonauta russo Oleg Novitsky e dell'astronauta della NASA Peggy Winston. I tre erano partiti dal cosmodromo di Baikonur il 17 novembre. Per tutto il viaggio hanno mantenuto il contatto radio con Mosca. Una volta attraccati al laboratorio orbitante, hanno ricevuto l'accoglienza dei colleghi Shane Kimbrough della NASA e Andrei Borisenko e Sergei Rizikov della Roscosmos. I sei svolgeranno manutenzione per la stazione spaziale e condurranno esperimenti irripetibili altrove sfruttando la condizione di microgravità. L'appuntamento con le news finisce qui, vi lasciamo come di consueto con il nostro spazio dedicato all'approfondimento. Si chiama Vita la missione dell'astronauta italiano Paolo Nespoli in partenza a fine maggio 2017 per la Stazione Spaziale Internazionale con l'Expedition 52-53. Il nome Vita va letto come fosse un acronimo, riprende infatti i concetti di vitalità, innovazione, tecnologia e abilità. Vita è una parola piccola ma che contiene tanti significati, spiega Nespoli. Qui vediamo alcune delle possibili interpretazioni, ma vita è anche sostegno, consapevolezza, significa anche fare le cose insieme. La vita poi è anche quella che andiamo a cercare su un altro pianeta. E c'è anche una sorpresa artistica a proposito di vita. Il logo della missione è stato disegnato a partire dal Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. È formato dal simbolo dell'infinito con all'interno un segno che indica il finito. Nello spazio che si crea dal loro incontro nasce la vita, spiega lo stesso Pistoletto in un video messaggio inviato all'Agenzia Spaziale Italiana per l'evento di presentazione della missione. All'interno del logo, realizzato dalla designer Elena D'Amato, ci sono anche tre significative immagini. Quella del DNA a sinistra, un libro sulla destra e al centro la Terra. L'ellissi centrale, in combinazione con il globo, evoca un simbolico occhio che sta a figurare la prospettiva dell'astronauta che osserva il nostro pianeta dalla Stazione Spaziale Internazionale. Il tutto su uno sfondo blu, con il tricolore sui bordi in alto e le scritte Agenzia Spaziale Italiana, NASA ASI ISS 3, European Space Agency e il nome Paolo Nespoli, oltre alle tre stelle che rappresentano le tre missioni di lunga durata frutto dell'accordo tra la NASA e l'ASI.
È lo stesso Paolo Nespoli a spiegare ai microfoni dell'agenzia DIRE la genesi di nome e logo della sua missione. È stata una decisione delle varie agenzie, l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea, di utilizzare questo simbolo, la missione, di utilizzare questo punto di vista speciale in questo momento, che ci dà una visibilità verso i media, verso la gente, di utilizzare per focalizzare l'attenzione su quello che per noi è importante: la scienza, la tecnologia, è importante la Terra, unita a quello che è il genio, a quello che è la creatività, unita al fatto della visione della Terra senza confini, unita al fatto dell'attenzione alla scienza, allo sviluppo della scienza e della tecnologia, e al fatto che vita alla fine rappresenta un po' l'italianità nel mondo, ma anche vitalità e innovazione, insomma delle qualità che noi vorremmo accentuare con questa missione. Nespoli, nato a Milano, compirà 60 anni poco prima di imbarcarsi per la sua terza missione nello spazio. È un ingegnere, maggiore di riserva nell'esercito italiano e arruolato dall'ESA fin dal 1991. La sua prima volta come astronauta è nel 2007, quando prese parte alla missione Speria, partì a bordo dello Space Shuttle Discovery, che trasportava anche il Nodo 2, il primo modulo costruito in Europa a diventare parte dell'ISS in modo permanente, e coordinò le attività relative al suo assemblaggio. È poi tornato sulla Stazione Spaziale Internazionale nel dicembre 2010 per la missione Magistra dell'ESA come ingegnere di volo. E adesso? Io parto con l'idea di essere il miglior astronauta, ma non il migliore in competizione con gli altri, il migliore nel senso di mettermi a disposizione di quelli che sono i requisiti, i desiderata, i bisogni della stazione spaziale, dei centri di ricerca, in modo da ottenere i risultati migliori. Gli chiediamo se ha già deciso cosa portare con sé sulla stazione, qualcosa che gli ricordi la Terra durante la missione di lunga durata. Ha già deciso quali oggetti personali porterà con sé sulla stazione? Non ancora completamente, alcuni ce li ho chiesto a degli amici cari di darmi dei piccoli oggetti da portare nello spazio, un po' per ricordarmi di essere terrestre, un po' anche per ringraziarli da un lato della loro amicizia ma anche della loro pazienza, perché alla fine uno qui usa gli amici, non si fa sentire per 3 mesi, poi chiama e vuole qualcosa e questi sono lì pronti, quindi dei piccoli oggetti che ricordano amici, la famiglia, figli, le agenzie, le persone che hanno lavorato a questi progetti. E personalmente per adesso non ho ancora deciso di portare niente che mi serva nello spazio, secondo me trovo tutto lì, e tra l'altro cerco di essere minimalista: con meno mi serve, con meglio sto, perché meno mi mancherà. E quindi, però insomma, vedremo un attimo. Ho fatto fare delle piccole dei piccoli piastrine per dare come riconoscimento alle persone che poi lavoreranno a questa missione. Anche questo è interessante e importante. Sulla stazione il ritmo delle giornate è serrato: si è in servizio dalle 7.30 alle 20.30, la sveglia suona alle 6, dopo 8 ore esatte dedicate al sonno. 2 ore al giorno sono invece tassativamente per l'esercizio fisico, e 1.30 è quella in cui l'equipaggio dialoga con i centri di controllo, di solito la mattina presto. Per svolgere tutte le attività in ordine, la vita degli astronauti è scandita da rigide tabelle orarie. Se per il 40% il tempo è occupato dalla manutenzione della casa spaziale e per il 10% da attività educative, la metà del tempo di bordo è per gli esperimenti scientifici. Saranno 12 in tutto quelli italiani su cui la missione di Nespoli si concentrerà. Tutti gli esperimenti che vedete qua hanno passato delle selezioni estremamente forti, per cui hanno tutti degli obiettivi che portano a allargare le nostre conoscenze, le nostre capacità. Quindi sono tutti potenzialmente, anzi sono tutti sicuramente utilissimi per allargare le nostre conoscenze, e alcuni di questi sono potenzialmente rivoluzionari. Vedremo un po', vedremo dove andremo con i risultati. Quelli della cosiddetta BioMission dell'Agenzia Spaziale Italiana sono 4. MyoGravity, destinato all'analisi delle alterazioni molecolari a cui vanno incontro le cellule satelliti. Nespoli in questo caso farà da cavia, con biopsia alla partenza per l'ISS e ritorno a Terra. C'è poi Nanoros, che analizzerà le cellule cardiache in orbita e permetterà di intervenire sulle patologie causate dall'atrofia cellulare. L'esperimento CORM cercherà invece di capire come intervenire sulle lesioni retiniche a cui vanno incontro gli astronauti.
Infine, l'esperimento SERISM lavorerà sull'estrazione dal sangue di cellule staminali riprogrammate per diventare tessuto osseo. Tra gli altri esperimenti tutti made in Italy spicca Perseo. Si tratta di un giubbotto a forma di gilet pieno d'acqua in grado di schermare gli astronauti dalle radiazioni. A bordo ci saranno poi Aramis, dedicato allo sviluppo di un'app per iPad che dia all'astronauta le istruzioni per eseguire una determinata operazione sfruttando la realtà aumentata. In situ, per facilitare la medicina di bordo, leggerà i parametri vitali dell'equipaggio a partire dalla saliva. La sua utilità l'ha spiegata lo stesso Paolo Nespoli. È sostanzialmente un esperimento che permette, con metodi poco invasivi, prendendo dei campioni di saliva, di utilizzare delle tecnologie innovative per fare in modo che questi campioni di saliva possano essere analizzati a bordo e i risultati mandati a terra, prendendo, se non sbaglio professore, qualcosa come 9 parametri, una cosa così, una serie di parametri che danno lo stato di salute dell'astronauta. Uno di questi è per esempio lo stress, perché il problema di bordo è che tutti vogliono che tu lavori, 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 va bene, ma 6 mesi tutti i giorni a lavorare diventa un pochettino complessa la cosa. E quindi avere un'idea se stai sovraccaricando l'astronauta è importante per i vari centri di controllo, o se non lo stai sovraccaricando tra l'altro. E questa cosa qua però ha un diretto impatto, perché potremmo, con un'apparecchiatura relativamente semplice e portatile, si potrebbe in futuro utilizzare la stessa cosa per persone che sono in posti remoti. C'è poi Orthostatic Tolerance, un esperimento per prevenire i disturbi cui gli astronauti vanno incontro una volta tornati a terra, LIDAR per misurare i danni legati alle radiazioni, ARTE dedicato al trasferimento del calore passivo e MINIEUSO, che è invece un telescopio puntato verso terra che permetterà una mappatura all'infravioletto. Infine, l'esperimento Multitrop studierà l'orientamento delle radici delle piante in un contesto di microgravità.